Il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia ha approvato l'accordo transattivo con la ditta di raccolta rifiuti ecologica pugliese, con 12 voti favorevoli e 3 astenuti. Il consigliere comunale di Selle, Domenico Lodispoto, ha lasciato l'aula al momento del voto. Il Consiglio ha preso atto dell'accordo tra il Comune ed ecologica pugliese che consentirà di chiudere l'emergenza delle ultime settimane. Avviando una nuova fase dello stesso servizio. L'accordo, come ha spiegato il sindaco Paolo Marrano illustrando il provvedimento, impegna l'amministrazione comunale a pagare a Ecologica Pugliese quanto maturato dal 2002, ma in misura ridotta di oltre il 50% grazie ad una transazione tra le parti. Domani il Comune verserà alla ditta che svolge il servizio di raccolta rifiuti una tranche di 270.000 euro, con la quale Ecologica Pugliese dovrà entro le successive 40.000 pagare tutti gli arretrati ai 40 dipendenti in servizio. Ma l'accordo che integra il contratto già in essere tra Comune ed Ecologica Pugliese apre una nuova fase per la raccolta rifiuti. Una commissione consigliare che verrà istituita ad hoc, ha dichiarato il sindaco, vigilerà e controllerà quotidianamente che il servizio venga svolto rispettando tutte le clausole del contratto. Non dovrà più accadere di vedere le strade del paese sporche come è accaduto nelle ultime settimane. Il sindaco inoltre è assicurato che non ci saranno aumenti dei canoni per i cittadini ai quali però ha nuovamente rivolto l'appello a collaborare nella raccolta differenziata. Se non fosse raggiunto il traguardo del 65%, difficilmente Margherita infatti potrà accedere alle agevolazioni regionali sulla ecotassa.